amo questa città. Come consigliere comunale, 3 anni fa, quando sono stato eletto, la prima domanda che mi sono fatta è: cosa posso fare per lasciare un segno ai miei coetanei, ma anche a quelli più piccoli di me, alle nuove generazioni, oltre che alla città? E pensandoci, la prima idea sulla quale ho voluto lavorare, ho detto: noi dobbiamo riscoprire l'immenso patrimonio che ha la città di Salerno. Questa è una città che ha storie uniche da raccontare al mondo, lo dovete sapere piccoli, la vostra città, oltre ad essere bellissima, ha anche tanta storia. Siamo stati i primi a dare input sulla medicina, su cure che 1000 anni fa a Salerno si sperimentavano e oggi ancora vengono utilizzate per salvare vite umane. La prima università di medicina della storia è nata qui, nella nostra città. Dobbiamo essere orgogliosi, riacquistare consapevolezza, perché solo sapendo quanta ricchezza abbiamo potremmo valorizzare e creare nuove opportunità. Perché piccoli, poi si cresce, si va alle scuole medie, si va alle superiori e arriva il momento in cui i genitori ci hanno cresciuti con tanto amore, ci hanno visti per ore, ci hanno seguiti giorno e notte, e poi molti devono salutarci perché si va a 1000, 2000 chilometri da casa, perché qui si dice non c'è lavoro, non c'è opportunità, non c'è niente. Non è vero, qui c'è tanto, qui c'è un tesoro vero, unico, inestimabile, ma non è valorizzato. Appunto, quello del patrimonio che abbiamo. Abbiamo la scuola medica salernitana con i giardini della Minerva e sono convinto che questo polo può diventare un'attrazione per migliaia di medici dal mondo che vengono qui a creare ricchezza. Non si è fatto ancora, ma si farà. Verrete al comune a visitare il Salone dei Marmi, a vedere un consiglio comunale, perché lì si è fatta la storia dei giorni nostri, nel nostro comune a Salerno. Salerno capitale, ce lo siamo dimenticato. Abbiamo cambiato la geopolitica attuale qualche decennio fa in quelle stanze e non lo sappiamo più. Potremmo creare economia, lavoro, valorizzando queste storie. Allora, questa è la nostra missione. Si parte dalle scuole perché con nuove generazioni convinte di quello che possiamo offrire, poi nascono tante iniziative anche economiche, culturali e di valorizzazione. Oggi doniamo alla scuola dei libri, dei compendi sulla storia di Salerno, eccoli qui.